Ciao a tutti da Vittorio, si è appena conclusa la terza amichevole ufficiale della nuova stagione della Lazio. Lazio-Triestina 4-0. Lo scorso anno la Lazio incassò un gol dalla Triestina, quest'anno porta inviolata, sicuramente un segnale importante. Segnale importante anche per quanto fatto vedere là davanti, perché è vero che il primo tempo si è chiuso 2-0, ma la Lazio ha avuto un paio di ottime occasioni. Solamente due buoni interventi in portiere da Triestina hanno impedito di chiudere il primo tempo con un passivo più netto. E Sarri nel primo tempo ha schierato la formazione titolare. Provedel in porta, Marusic e Lazzari sulle fasce, Patrick ancora una volta preferito a Casale vicino a Romagnolo, centrocampo con Cataldi, Luis Alberto, Vesino, davanti Zaccagni e Pedro da una parte, ai lati e Immobile al centro. Dopo 6 minuti gol di Luis Alberto, bellissimo, al volo da fuori area, poi è arrivato il raddoppio di Immobile. Immobile sta giocando molto bene, si vede che è in grande forma, ha voglia di dimostrare di essere ancora un grande calciatore. Oggi non solo un bellissimo gol, ma anche un paio di buone occasioni e l'assist per il terzo gol per Zaccagni. Quindi benissimo Immobile. Da segnalare che nel secondo tempo non c'è stato il turnover che molti pensavano, pochi cambi, perché a inizio secondo tempo Sarri ha cambiato, ha fatto uscire Romagnoli, ha fatto uscire Cataldi, ha fatto uscire Vesino, alternato poco, è entrato Marcos Antonio, è entrato Basic, è entrato Felipe Anderson al posto di Pedro, ma non tanti altri cambi, anche perché Isai e Akpabro non stavano bene e non hanno giocato oggi. Da dire che Marcos Antonio ha fatto dei progressi, secondo me, importanti. Oggi un'altra buona partita da parte di Marcos Antonio. Certo, dall'altra parte non c'era Real Madrid, ma la Triestina, però comunque Marcos Antonio, secondo me, oggi ha fatto bene. E ha fatto bene anche Sana Fernandes, è entrato a metà del secondo tempo e ha messo in mossa il suo talento, grande dribbling, grande qualità e velocità. Da segnalare che poi è entrato anche Cancellieri. Prima ha giocato esterno destro, poi quando è uscito Immobile è diventato centravanti. Ecco, è arrivato il gol di Cancellieri di testa su assist di Fares. Fares è entrato a inizio secondo tempo al posto di Marusic. Attenzione a Fares, perché io lo ripeto, se non arriva l'esterno sinistro basso, Fares rischia di essere lui il quarto esterno basso. Bel cross di Fares e Cancellieri di testa ha segnato. Ecco, Cancellieri non stava giocando benissimo, ma questo gol può essere molto molto importante per dare fiducia al calciatore che sta adattandosi a un ruolo non suo. E insomma, bel gol di testa, saltato bene, anticipato tutti. Questo gol può dare molta fiducia a Cancellieri, che ne ha bisogno, secondo me, anche perché, visto che arriva Castellanos, rischia di giocare pochissimo quest'anno. Da segnalare che non è entrato David Gonzalez, che insomma, secondo molti dovrebbe essere la stellina di questa Lazio. Invece, secondo me, fra i giovani, attenzione a Sara Fernandes, che anche oggi ha fatto molto bene. E secondo me, questo che non ha giocato oggi può essere un segnale per Gonzalez, però insomma, ancora presto per tirare fuori i giudizi. Basic così così, oggi ha fatto più la fase difensiva per garantire più spazio a Marcos Antonio, che infatti, ripeto, oggi ha giocato bene, ma direi in generale bene tutta la Lazio, che ha concesso poco alla Triestina, ha tirato tanto in porta, insomma è arrivato anche un palo su grande conclusione di Felipe Anderson, per cui buona prova della Lazio, segnali positivi. Ecco, servirebbe qualche nesso in più, perché va bene contro la Triestina, ma adesso arrivano partite più importanti e secondo me la rosa della Lazio è abbastanza corta al momento. Voi che ne dite? Scrivete nei commenti qua sotto e noi ci ritroviamo domani con un altro video. Grazie.